Nel Messina si rivede in porta 5 mesi dall'infortunio Storari, rientra anche Coppola, Arturo Di Napoli alla spalla per Zampagna. La mini rivoluzione prandelliana prevede l'inserimento di Božinov con Pazzini a scaldare i motori in panchina. Trascorrono appena 28 secondi, Toni si mette subito in evidenza, liberandosi dell'avversario e crossando per Fiore. Il destro è lontano dalla porta difesa da Storari. Quinto minuto, Božinov conquista un bel pallone sulla tre quarti, lo difende e cerca il piede preferito, il sinistro, rimedia un calcio d'angolo senza esito. La Fiorentina gioca con la palla a terra, Pancaro verticalizza per Toni, Zanchi del tempo per la giravolta e il dribbling sul sinistro, Storari è un attimino in ritardo. Il centravanti della Nazionale vince un tabù, a Messina non aveva mai segnato. È molto bravo nell'aggirare l'avversario e tenere il pallone basso, concretizza così la superiorità iniziale della Fiorentina, ma non è finita perché i violo soffriscono di un calcio di punizione. Ujfaluci cerca la testa di Božinov, Storari è bravissimo nella deviazione. Il quarto d'ora è terribile per il portiere del Messina, costretto a superarsi in più di un'occasione. È bravissimo su Jorgensen e perdonato da Fiore Božinov. Sul calcio d'angolo si oppone in acrobazia alla testata di Toni. Al 19° si vede finalmente il Messina, Arturo Di Napoli da solo mette in crisi la difesa viola, batte sul secondo palo dove arrivano le dita di Sébastien Frey. La Fiorentina, passata la paura, prova ad amministrare il gioco. Per trovarla pericolosa in avanti si deve andare al 40°. È la fotocopia di quanto successo al quinto minuto, con la sostanziale differenza che il sinistro di Božinov è imprendibile per Storari. Il portiere se la prende con i compagni, Božinov manda baci ai tifosi. È lampante che l'attaccante bulgaro è ritornato con la cura Prandelli, quello di una volta. Bravo nel difendere il pallone e scaricare il sinistro basso per rendere tutto più difficile al portiere avversario. Nell'intervallo Muti fa il cambio più scontato, fuori un centrocampista, Giampà per una punta Iliev. La Fiorentina risponde con Fiore, doppio dribbling e destro angolato con Storari, protagonista. 11°, la Fiorentina perde palla sulla tre quarti, Iliev ha tutto il tempo per individuare Di Napoli e chiedergli la rete. Puntuale la testata di Re Arturo, che si guadagna per intero la pagnotta e la fiducia di Bortolo Muti. Quello di Di Napoli è un gol che riapre la partita. Lo sa benissimo Bortolo Muti, che spinge i suoi dalla panchina, anche perché la Fiorentina dà l'impressione di restare sulle gambe. Fiore fa fatica sulla destra, anche se ha il grande merito di cercare e pescare Toni. Il tentativo dell'ex palermitano è macchinoso e consente a Zorò di liberare in calcio d'angolo. Era intanto uscito Božinov, dolorante per Pazzini. La Fiorentina prende paura e il Messina ci crede. La pallombella di Aroni, che è ignorata da Zampagna nel fuorigioco, ma intuita da Zorò, e il pareggio 2-2. I viola protestano per la posizione di Zampagna, che si disinteressa del pallone. Zorò invece ci crede, si inserisce da dietro ed è dunque in posizione regolare. In 5 minuti il Messina ha cambiato così la partita. Più tardi cambierà Bortolo Muti, in questo caso anche D'Agostino con Sculli, e Di Napoli, eroe della giornata, con Muslimovic. Prandelli risponde con Ghigù al posto di Jorgensen. Al 40° c'è un calcio di punizione a favore del Messina. Zampagna, controllato dai Dainelli, sa sfruttare come pochi la punizione dentro. Per Frey è l'ultima occasione della partita per confermare la sua prontezza di riflessi. Inutili 3 minuti finali fatti giocare da Prandelli per pazienza, subentrato all'ormai stanchissimo Fiore.